Regia, siamo pronti? Come sai che stai cercando? Dormono. Diana Rivi, invece, no, guarda. Sei più. Sei. Per me sei e mezzo. Allora, fatte quattro parti, mi dite sei? Sei più. Sei più. Per me sei, perché sul gol non ho capito che movimento fa. Una delle parate nasce la seconda perché la prima è sbagliata. Nel complesso gli do sufficiente, ma neanche troppo. Buona parata, Diana Rivi. Sì, buona. Sì, sì. Ma no, sei? Sì, sì. Sgarbi almeno sei, sufficiente. Sei. Certo. Sgarbi sei meno. Sì, sei meno. Sufficiente. Antivoti positivi su sta partita non si possono dare. Ma non scherziamo. No. A un certo punto fa un fallo che definire goffo è poco. Comunque, andiamo avanti. Capuano. 5. Anzi, non lo tenere anche più basso. Anche io 5. 5. Sì, per quello che abbiamo detto. Sì. Ma anche un barter in vivo. Sa come, Champagne, Lucchesi 5 meno, non voglio infierire. 5 ha tribolato anche lui, però non ci voglio infierire. 4 e mezzo, ci stava a strefezza. Il voto io è più quello di Alessandro, però sì, è come quando ti mettono 4 e 90. È pure un ragazzo che devi rifiutare. Io sono due o tre partite, cioè prima non giocava mai, adesso non si può più togliere Lucchesi. Sì, ecco, sì. Vabbè. Andiamo avanti, fammi che c'ha buon piede per quello, sì, secondo perché me. Perché ci pagano i contributi. Casasola. 4 e mezzo. Basta. 4. 4 e mezzo. Senti, dicono stanno a fare la media. 4 e mezzo. Sì. 4 più. Su. 4 più. No, 4 e mezzo. 3, 4 e mezzo. Io abbasso la media. Vai. A me è piaciuto. 6. 6 e mezzo. 6 e mezzo. Migliore della Ternana, sì, secondo sei me. E mezzo e non ho capito la sostituzione. No, nemmeno io. Vabbè, però uno doveva le palli, no? Classe, non l'avrei tolto. Chi levava? L'Orbo. No, non avrei fatto. Sì, però De Boer è stato migliore. Avrebbe dovuto togliere per forza. Cioè, De Boer stava andando bene, ha ripulito tanti palloni. Ha però dico, avrebbe dovuto togliere uno che era entrato. E lavoravano bene con ma non ha fatto una sostituzione, cioè, ma De Boer trequartista, no? In un 4-3-2-1 oppure con un 4-3-1-2 dietro a Pereiro e una punta. No, secondo me adesso è ora che lui trovi l'11, l'11 quello serio. Gli hanno finito la Amadocci. Ruderzo, mettecelo tu. Amadocci. Vediamo, perché lui pare che non ha fatto le medie questo. Vabbè, che c'entra? Sembra c'ha 14 anni. Anche Paolo Rossi quando sogniamo 25 gol col Vicenza pareva un figlio. La Boy. 4 e mezzo. 4 meno 3 più 6 Gigi. Gigi 6 perché non è colpa sua, sempre così. Comunque no. La Boio è con la J, no, con la Y. È uguale, se capisci. Vabbè, va. Coso. Avanti. Carboni. Non mi è piaciuto oggi. 4 e mezzo. No, secondo me non andava 5. Male. Ho fatto un tiro. 5 stop. E mezzo. A me non mi è piaciuto. In difesa, male. Diciamo che la fase difensiva non è eccezionale, però è un peggio giocatore delle altre volte. In fase di spinta è andato abbastanza via. Vabbè, allora diciamo che il Como ha preparato 2 contro 1 sui quinti. E dei due, quello ha tenuto via, fisicamente ha tenuto botta, come si dice. Pereiro è un giocatore che ci potrà fare comodo. Pereiro 4. Pereiro è questo. È questo. Cioè prendere o lasciare e me tengo alto. Posso dire una cosa a favore di Pereiro? Lo dicevo prima Alessandro, ricordiamoci che è la terza partita che fa 90 minuti e nel calcio sappiamo che quando rientri da un infortunio o quando non hai giocato tanto tempo, la prima la fai bene, la seconda, la terza, in queste tre partite deve essere decisiva e lui secondo me c'ha bisogno anche di giocare per prendere un po' di ritmo partita. Può essere zero, zero alibi le prossime tre, sì. Le prossime tre zero alibi, sì, però è così, deve essere decisivo. A Di Stefano, a me è piaciuto, sei più un bel 6 più, sì, mi è piaciuto. Primo tempo non era stato eccezionale, primo tempo no, secondo tempo era l'unico che dava segni di vita, giustamente è stato tolto. Ha capito il movimento a mezzaluna per dare fastidio alla difesa del Como, faceva la mezzaluna su Goldaniga e gli andava a aprire dietro al terzino. No, no, ma c'ha lo spunto, ha creato anche un bagno. La sostituzione non l'ho capito. E poi ha giocato anche un po' attaccando la profondità, sì. Cosa che lui vuole sempre palla sui piedi, invece ha giocato anche cercando la profondità. 5. 5, sì, sono d'accordo.
fatto lo spunto dopo un minuto e poi... No, ma la cosa brutta è stata quell'occasione che diceva prima Alessandro, che lì lui da lì tira sempre. Sì. Non ho capito chi gli ha detto di passare. Secondo me qualcuno gli ha detto che bisogna che la passi. Comunque io vorrei lasciava anche Pereiro sullo scarico. Ma lui doveva dire, ma lì l'attaccante deve dire. Vorrei fare formale protesta nei confronti di chi monta gli highlights della Serie B ufficiali. Lo diciamo sempre. Colpo di testa di Lucchesi e il tiro di Carboni con una bella parata del portiere loro non ce l'hanno messi. Se permetti, abbiamo fatto solo quello, almeno me lo fai vedere. Ha fatto vedere due tiri. Uno dei Carboni a San Martino e un altro che ha tirato fuori. Almeno le scelte. Guardano le partite. Avanti, va. Fava bene, molto bene. 6 e mezzo anche per me. Fava su, è 7. È ora che se lo merita sto posto. 7 solo esclusivamente per quella cosa che ha fatto, che abbiamo fatto rivedere, perché uno contro 4 che te salva. Almeno il gol, ci mette corsa, ci mette voglia. Ma perché non gioca però? Spiegami questa cosa. Chiedi a Breda. Tanto a primo tempo lo anche a Lucarelli. Visto che voi andate, visto che Lucarelli ha giocato più che con Breda, questo è poco. Beh, però anche lui non si arriva. No? Dopo la fine. Voi andate lì allo stadio, andate giù la zona stampa, chiedetelo. Il mistero la Boico, però tutte e due lo devo. Quello è un mistero glorioso. Come è successo un disastro? 6 più. 6. Ha fatto l'Italia. 6. No. Chi è questo? Pitia. Pitia. 6. Benino. Forse anche 6 minuti. Ha fatto il suo, dai. Primo tempo però non giocava. Appunto, per questo ci metto 6 minuti. È vero che ci aspettavamo, però io quando entra sento dico sostanza. Che si merita 6 minuti. Avrebbe giocato, però con l'ingresso di Pitia siamo andati meglio, questo voglio quindi dire. Quindi penalizzi? No, 6 meno. Non è che ha fatto una gran partita, però 6 meno se lo merita. Luperini, 6. Ecco, stesso motivo. Io con l'ingresso di Luperini la squadra è andata meglio, anche se non è che ha fatto tutto sto granché. A me ha corso tanto. Sei più, hai ragione. Sei più. Mister Caciara, però è in senso buono. Ci ha creduto, ha incitato i compagni, una presenza positiva. Più dritto, ecco. Almeno ti si vede anche a te. Ma escluso. Luperini è come... È come la granata Tevenot nella prima guerra mondiale, che è una granata che tu la tiravi e partivano schegge da tutte le parti. Lui quando entra ti faranno i commenti, no? Vedi. La citazione questa sta. Ma tu perché sei malato di storia? Fammi capire. Mi piace da morire. Siccome ho visto che piacevano queste cose, ma mi è venuto in mente queste digressioni. Perché questi Luperini quando entra fa casino, fa tanto casino, a volte riesce anche a combinare qualcosa di buono, però spesso fa casino. Dionisi. Mi è piaciuto Dionisi. 6, via. 6 e mezzo. 5 e mezzo. Forse 6 più perché secondo ha protestato. Ha avviato i falli, pure in parte pure. Allora, io do 5 e mezzo perché da uno come lui non mi aspetto 4 fuorigiochi consecutivi. E erano tutte azioni che ci potevano stare. Detto questo, è stato il migliore ingresso in campo, la miglior partita da quando sta a Terni. Sono altro le gambe protestato, hanno girato, ci ha provato, ha provato a mettere un po' di esperienza, ha provato a rincorso. Forse sarà il caso di farlo giocare. Due partite da titolare di fila, così tanto per vedere l'effetto che fa, tanto per capire, che almeno uno si toglie. Ma perché è un girone che non entra mai? Con la Spezia gli tocca, perché Favilli è ancora squalificato, Raimondo è diffidato, quindi... Ce lo daremo per Reggio, dici tu, perché segna solo in trasferta. Tra l'altro, ecco, Favilli... Amaducci per me senza voto. Per me no, sei perché ha giocato 20 minuti, però si è fatto da palla, sì. Ha calciato le punizioni, ha chiamato palla Maducci, sì. Che è una cosa di personalità, si vedeva dallo l'ha visto fare l'ha visto fare alla Boico, quindi ha pensato lo faccio anch'io. Per me senza quando voi. Ho visto Maducci che quando arriva Breda anni, su un po' andiamo si fa, avanti si fa dare palla, chiede palla, centrocampista quello fa. Ma ha levato 5 anni di vita. Invece guarda. Adesso a Terni sembra che c'erano visti i bravi, sono quelli che si nascondono dietro l'avversario. No, no, dopo voglio parlare di altro. Finiamo. Breda, è apparso. 4. 5. Vabbè, 4 no. 5. 4 sì. Non possiamo dargli la sufficienza, però 5. Via. 5, io non mi ha convinto. Siete degli ipocriti. No. E con questo lancio la pubblicità. Casa tua. La
scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso. Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo, con un'estetica e design sempre attuale. Acquistare una finestra a Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta, la tua finestra sul domani. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli. Di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni, con telefono 0744 28 81 66, 24 ore su 24. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Pizza e non solo. Menù da sport. Ogni 10 pizze, undicesima in omaggio. Pizzeria La Meridiana, a Terni, in via del Ribo 139. Da leccarsi le dita. Armeria Italia, in viale Brin 74 a Terni. Vasto assortimento di carabine, fucili, pistole, munizioni di ogni tipo per l'attività sportiva e la caccia. Specializzati per ogni settore venatorio. Offre la possibilità di provare le migliori ottiche e visori termici. Grande offerta di abbigliamento per il tempo libero. Il tutto proposto con grande professionalità e serietà. Io sono la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo dai quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venitemi a trovare, trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce e il vongole, il papà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite allo Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici.
entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Bene, eccoci di nuovo in studio. Ultima parte di trasmissione, la partita l'abbiamo commentata, l'archiviamo. Adesso ci concentriamo sul bilancio finale del calciomercato che si è chiuso l'1. E a me personalmente ha lasciato molto insoddisfatto. Ma no, non un po', molto insoddisfatto. Si era capito. Perché quello che ne ricavo io è che praticamente noi abbiamo ceduto Diakité e Mantovani addirittura gratis perché ci svegliano i soldi per arrivare a fine campionato, se no non si spiega. Beh, è un'ipotesi questa. No, è un'ipotesi. Allora tu scusa, stai a retrocedere, c'hai quasi 2 milioni di euro da investire, che fai? Pigli Amatucci che Dio voglia che sia un fenomeno, ma e Sgarbi? Tutti e due in prestito. Zoya. Zoya a zero ancora. No, Zoya. Lo dovrei riscattare, obbligo di riscatto, ma le piace a zero. Vabbè, comunque al di là di... Non di hai investito in niente. Franchi a titolo definitivo. Non hai preso, vabbè. Vabbè, comunque al di là di chi hai preso. Quindi fondamentalmente non hai preso poi quello che ti serviva, perché non hai preso il difensore veloce che doveva sostituire Diakité o Mantovani, non hai preso il centrocampista d'esperienza cattivo, fondamentale. Hai preso un altro ragazzino e non hai preso una punta. In compenso abbiamo scoperto che Zubarek mi sa che non gioca più fino a stagione. Bene, sì. Che c'è un problemino. Bene, grosso, eh? Grosso, ma... Bravi. Allora, io l'avevo detto, che si parlava la puntata scorsa prima che finisse il mercato. E fino a lì mi sono tenuto. Adesso il mercato è finito, è stato molto deludente, per cui dico chiaramente, io voglio sapere... Perché avete preso la Ternana? Se queste sono le vostre disponibilità, fate una conferenza stampa, abbiamo preso la Ternana perché? Due punti e ce lo spiegate, perché così è quasi un curatore fallimentare, mi pare, come gestione. Prego, beh, ampio allora, dibattito. Se sul mercato non siamo soddisfatti, penso che siamo d'accordo tutti, io non lo so, se qualcuno non è d'accordo, penso di sì, penso che siamo d'accordo, chi più, chi meno. Chiaro, la cessione di Diakité pesa, e lì uno si aspettava che in cambio della cessione di Diakité ci poteva pure stare alla fine, arrivasse qualcun altro che ci serviva, o un difensore veloce. Con la cessione di Diakité ci dovevi comprare tutti e tre quelli che ti servivano. Vabbè, che mica diciamo, dovevi spendere ipotesi, tutto per uno, eh? Due ipotesi, ci fidevi per tre. Anche stare, no? Nel senso che magari può anche essere che questo incasso possa servire per, non so, per vari motivi, ognuno... Su questo se ci spieghi quella cosa dei divisori com'era? Sì, se lui ha finito. No, sì, no, ma la so questa cosa, ma allora ditela. Se uno può anche mettere denaro fresco e finisce il problema. Ecco. Dai, spiegacela un po'. Allora, diciamola, sì, prima tutti volevo sanno, no? Fare un recap di quello che ho detto l'altra volta. Io dissi: se i proventi della cessione degli Diakité non saranno reinvestiti, anche io sarò deluso dal mercato e penserò che questa società, diciamo, viaggia un po' per arrivare a giugno. Ecco, le parole non so quelle, ma il concetto era questo. Poi nel post-gara, insieme a Gigi, ho cercato ieri il discorso di Mantovani e di Diakité. Allora, Diakité è stato ceduto, come sanno tutti, perché ha chiesto lui di voler andare, e va bene. E l'ho fatto anche in una maniera un po', diciamo, no? Ecco, okay. È entrato 1,5 milioni. E beh, sì, non sono d'accordo. Su Mantovani chiariamo una cosa. Mantovani, anche lui, pur comportandosi bene, perché ha giocato, chiede la cessione, a quel punto va a titolo definitivo e gratuito all'Ascoli, e lì si solleva, diciamo, l'onda popolare. Ha ragione, fammela finire. Aspetta, però sempre con questo Ascoli, una domanda. Ma non è che magari, dici, io te lo do gratis, però smetto di pagare lo stipendio, no, parte dello stipendio a Ditacchio? No. Almeno quello, neanche quello. No. Allora, no, però Mantovani va a spiegare, posso spiegare Mantovani? Certo. Come risulta a me, naturalmente, mica c'ho la verità in tasca, però di Mantovani il discorso è questo qua. È stata una decisione del presidente Guida, credo, ma questo l'ho detto dopo la partita, lo ripeto, perché non era d'accordo Capozzucca, quindi diciamo c'è stato un dissenso da parte di Capozzucca. Poi che è successo? Che Guida si è reso conto che non andava fatta con quelle modalità, per cui il giorno proprio successivo Luperini ha chiesto a Capozzucca di essere... Significa un discorso, certo, però arrivo al discorso economico, ecco.
Il giorno dopo Luperini chiede praticamente di essere ceduto, telefona penso a Guida, credo, ha capito. A quel punto, ecco, Guida, avendo capito di aver fatto un errore con Mantovani, e quindi non l'ha fatto per un discorso economico, perché se fosse stato, come dice Enrico, cioè di dire risparmio sull'ingaggio, allora avrebbe ceduto anche Luperini. No. E poi giocavamo io e te. Allora, magari Capozzucchi gli ha fatto capire che non era a quel caso, punto. Che è successo? Che Luperini si è sentito dire: parla con Capozzucca perché io già mi sono sbagliato una volta. Questa è una ricostruzione mia, poi dopo, sì, è così. Perché, ma l'errore resta. Ma certo che resta. Io non sto dicendo dell'errore, sto dicendo semplicemente resta anche il milione e mezzo di Aghiletto. Che sta? Se ci fosse stata questa necessità di svendita totale, si sarebbe optati anche con la stessa formula per Luperini. Poi il discorso invece che diceva Enrico del non reinvestimento della cifra, la Ternana ha questa situazione, deve arrivare alla fine del campionato, ok? Ecco. Evidentemente fino a pochi giorni prima del mercato aveva in mente di ripianare, cioè reinvestire, scusate, ho sbagliato termine, reinvestire i proventi del calciomercato almeno parzialmente, un 50%, un 60% sul mercato, e poi ci ha ripensato, non l'ha fatto. Perché? Perché evidentemente questi soldi servono per la gestione corrente della società. Il discorso che dicevi tu del collegio dei sindaci, quella è cosa nota da settimane, perché è la relazione che il collegio dei sindaci allega al bilancio. E in questa relazione si è detto che di fatto il fabbisogno che ha la Ternana è, per arrivare fino a giugno, quello di circa diversi milioni, diciamo così. Evidentemente una parte di questi di quello che si è incassato dal mercato va a copertura di tutto questo. Dopodiché io credo che ci sia nella disponibilità di dei soggetti vicini alla Ternana di comunque a chiamata di contribuire economicamente alla gestione. Ma che ci fai adesso? Mercato non ci fai niente, però per chi magari pensa che ne so, a giugno non ci si iscrive oppure salta per aria. Quindi, io credo che Guida non ci abbia ben presente, suppongo, cioè i danni economici che può portare nella retrocessione. No, ce l'ha presente, Alessandro. Guarda, il problema è che se tu scelti, ma adesso è un'ipotesi, se ti servono questi soldi per finire il campionato, è bisogna che li usi i soldi di Aghiletto per finire il campionato. Perché metterli in tasca propria non sia mai. Io non penso che Guida sia sprovveduto, che non sa. No, io dico che se prendi un milione e mezzo dalla cessione di Aghiletto, un sacrificio, però un milione te lo tieni, mezzo milione lo reinvesti. Mezzo milione da qui a fine anno su una mezzala che ti va a colmare, un centrocampista che ti va a colmare quei 30 metri, la zona rifinitura, quel centrocampista che ti prende tutti questi ragazzi o al limite un difensore al posto di Aghiletto, non lo so. Ma c'è qualcuno che non è d'accordo con questo discorso? Ma no. Però per esempio l'ultimo giorno di mercato è un concetto che purtroppo fatico a capire. Alle 4 di pomeriggio del 1 febbraio, confermato dal direttore sportivo del Bari a Sport Italia, la Ternana cerca di prendere Aramu e fa un'offerta e gliela fa anche Cosenza. Poi alle 6:30 del pomeriggio il direttore sportivo del Bari va in televisione e dice: Aramu sta fuori rosa perché ha rifiutato sia il Cosenza che la Ternana. Quindi se la Ternana prova a fare comunque Aramu, magari non lo so, ci ha messo là 3 lire, allora è chiaro che Aramu ha rifiutato, non lo so. Però evidentemente non penso si sia presentata proprio. Non era il giocatore che si era, perché c'è già Pereira. Però l'ha detto anche male non fa. Breda, Aramu ricordiamoci che ha fatto spesso la mezzala, quindi quel lavoro di raccordo da centrocampo e attacco poteva fare. Sono d'accordo con tutto, a parte che non era quello il giocatore che si era. Secondo me andiamo a discutere sulle necessità. Se la necessità era quella di questi soldi investirli per finire il campionato, cioè che vogliamo dire? Pensate che Guida non lo sa, che non se retrocede è peggio? Chiaro che è una scommessa. Io vorrei capire perché ha preso la Ternana. È molto più basica la mia domanda. Cioè non è tutti questi ragionamenti. Io su questo poi dobbiamo se fare, non c'hai le risorse volte, che io non posso parlare di cose che serve non conosco, smantellare una squadra, fa tutta una squadra di ragazzini, non contento, a gennaio stai per retrocedere, continui a smantellarla mettendo i pezzi migliori e mettendo dentro altri ragazzini, mi devi dire cosa l'hai messa a fare. Non escludo che magari si aspettasse per fare il liquidatore qualcun altro, no? Secondo me non è entrato qualcuno, se no non si spiega. Certo.
Non si no? spiega perché quindi cioè, c'è la retrocessione. Buio così. No, no. Anzi, io ci vedo una gestione oculata, cioè di una società che dice farò di tutto per salvarmi, però non posso nemmeno fare un passo più lungo della gamba che arrivo magari da dopo a fallire. Cioè, bisogna anche ragionare, io sono d'accordo con quello che dice Gigi, cioè, alla fine, vabbè, mo io... Allora, per quello che mi risulta, allora, metti che tu retrocedi. Non credo che fallirà. Non metti che retrocedi, non c'è più i contributi della serie, Lega. La Serie B, non c'è più i diritti televisivi della Serie B, perché quelli della Serie C sono veramente migliori. Non c'è più un giocatore di proprietà, ce ne avrai 6-7 quanti ne sono rimasti. Non c'hai un asset che sia uno. Bene. Però perché l'unico asset che c'aveva la Ternana erano i terreni di Ternanello, non ce l'ha più perché se l'è tenuto i bandecchi. Mi dici tu chi te fa una fideiussione? Però qual è l'alternativa, Enrico? Dimmi chi te fa una fideiussione. L'alternativa però qual era? Io questo dico. In quel momento. Non lo so. Io sono rimasto al nostro amato sindaco che disse che c'era la fila per comprare la Ternana, erano tutti solidissimi e ci avrebbe messo in mani solidissime. Talmente solide che ci vendiamo i giocatori per arrivare a fine stagione. Ma questo dai non... ragazzi, cioè, non scherziamo. Non lo sappiamo. Diciamo che è un'ipotesi. Questo è quello che se... i fatti sono questi, che hai venduti e non hai comprato nessuno. Per cui, se permetti... Dal lato sportivo, allora, è incontestabile quello che dici. Cioè, dal punto di vista prettamente tecnico-sportivo, è chiaro che... Allora, premesso, la distinta della Ternana contro il Como, se tu la vai a vedere, su 11 giocatori erano 5... tra 92, 93, 96, 97, Sgarbi. Siete chi sopra questi? Sì, per carità. Però, insomma, quelli. E poi 5 erano sopra i 2000, mi pare, di nascita. Quindi non erano proprio tutti bardascetti. Però è incontestabile quello che dici tu. Cioè la figura di un centrocampista, di regia, di ordine. Oppure di un difensore veloce. Ma almeno sì, uno dei due, via. Assolutamente sì. Dopodiché, ripeto, ci sta anche la contingenza. Cioè, per esempio, io non lo so come viene pagato... di Aguidè, non è che quando noi parliamo di incassi 1,4 milioni, non è che un calciatore viene pagato quando ancora sta sull'aereo, che ti arriva allora, il bonifico. Sì, allora comunque, non lo so, magari dopo lo puoi scontare quell'incasso, cioè vai alla banca e dici senti, allora guarda, io ho la fattura di 1,5 milioni, è stato venduto un pochino, secondo me si poteva riuscire a fare anche di più. Però, vabbè, alla fine... Allora, lo scandalo di tutto il calciomercato da agosto in qua è Palumbo. Vabbè, questo l'abbiamo detto. Al Modena, l'abbiamo detto, è il peccato originale, che non è di Capozzuccas. Chiariamo, perché non voglio fare... No, ma 1,5 milioni per Diaghine ci può stare, io dico magari parlo di poco di più. Cioè, voi, allora, premesso che pure qui l'obiezione è giusta, dice, ma allora chi gliel'ha fatto fate comprare la Tanagui? Oh, però, quindi, vedi, l'ho premesso, però... Ricordiamoci che a libro paga della Ternana ci sta ancora per 2 anni Leone, che non ha voluto transare, ha alzato un muro, l'ha detto Guida quando l'ho intervistato io per Umbria Onna a luglio. Ci abbiamo provato a transare. Causa. Quindi, quando hai venduto Palumbo questa maniera, via, fuori. Non è così semplice però. Andando te faccio io. Hanno fatto parliamo fra due la anni. Risoluzione consensuale per Andreazzoli è stato un bagno di sangue. Ma un bagno di sangue di quelli brutti. Ma sai che ancora lì non c'era Guida poi, no? No, c'era Guida, c'era Guida. C'è stata la risoluzione di Lucarelli, c'è stata l'incentivo all'esodo di calciatori come Donnarumma. Paghiamo in questo momento tra il 60 e il 40% degli ingaggi di Pettinari, Didacchi. Martella. No, ma questo non c'è dubbio. Didacchi non lo so. Però, cioè, capito, voglio dire, questa zavorra probabilmente pensavano di... sfangarla tra virgolette, però resta il discorso che fa Alessandro, se retrocedi il bagno di sangue è più, più grande. Ma lo sanno, però penso che ne siano perfettamente a conoscenza. E allora forse andava fatto un sacrificio, ma magari gliene frega niente. Il concetto di base, secondo me, un sacrificio per un giocatore di esperienza l'avrei fatto. Non so come, non posso fare i conti in tasca agli altri, però che ne so, anche un prezzo di una squadra di Serie A dice guarda, volevo dire esattamente rimandare un giocatore che ci abbia un minimo di esperienza, non lo so. Io non credo che la Ternana da qui a fine anno farà il materasso delle botte, no, però sicuramente come hai più volte detto tu, Breda è dovuto ripartire da capo, aveva trovato un filo conduttore, è dovuto ripartire da capo, fortunato non fortunato, non lo so, però la Ternana faceva punti e funzionava in campo, quindi a noi è quello che ci interessa. Io faccio i conti senza i giocatori sono voluti andare via, sono voluti andare via perché non ci stanno i soldi, sono voluti andare via perché l'ambiente non gli piaceva più, non lo so, però sono voluti andare via, difficilmente riesce a fermarlo. Mantovani non l'ho condivisa, non l'ho capita perché è gratuito all'Ascoli, per me non esiste,
se tu basta essere ostaggi dei giocatori, secondo perché me... Perché se abbandonare il centro resti, secondo te non si sarebbe impegnato? Per me sì. Per come è il ragazzo, secondo me... Ma sicuramente. Secondo me sì. E contro Strefessa avrebbe fatto comodo. Ci ho detto, guida le sue difficoltà, sicuramente i soldi serviranno. Se quello che hai detto tu, Gianni, è tutto vero. Non sono molto esperto e ferrato su questi aspetti, vabbè, su questi numeri, però io un sacrificio per un centrocampista, sfruttando le conoscenze di Capozzucca, magari andandolo a chiedere al Bologna, alla Fiorentina, o piuttosto, cioè qualche società amica, il Genoa, mi viene in mente questo, mi viene in mente il Cagliari. Secondo me uno sforzo di un 300-400 mila euro da qua a fine anno per un centrocampista... È un investimento, forse. È un investimento, perché tu il prossimo anno ti ritrovi, mi sembra che sia 1,5 milioni che ti arriva dalla Lega, più o meno, le televisioni, è un investimento. È un investimento. Magari non è detto che con quello ti salvi, però c'è più possibilità. No, però sì, dai, detto dai questo, scusa, senso, dai. Posso dire una cosa che adesso c'entra poco, scusate. Non escludo che ci abbiamo detto pure tutto questo, abbiamo sbagliato il mercato. La squadra non si è rimborsata, diciamo. Io dico, indebolita qualcuno dice non si è rimborsata. Però secondo me la salvezza si può raggiungere. Ma sì, sono anche secondo me. Cioè è difficile, però ce comunque la possiamo fare. Si deve inventare un terzino destro e cambia modulo. Allora, si deve inventare un terzino destro e cambia modulo. Tanto a tre prendi. Perché non è che quelle squadre che stanno con noi adesso sono tanto più forti. Se la regia gentilmente ci manda la classifica, poi voglio fare una domanda. No, io non ho detto che ci salviamo sicuro. Come fosse un oggetto astratto. Forse non mi sono spiegato bene. È giocabile. Allora, questa è la classifica, questi sono i risultati. E vabbè, grazie. Diciamo che non già abbiamo 7 punti, ecco. Io dico che ce la possiamo giocare, questo dico. Specialmente saranno decisive queste tre partite. Questa è la classifica. Mi dici le tre che metti sotto per la retrocessione diretta e quella con cui pensi di fare le ultime 5. A meno la che... classifica questa è fossilizzata. Beh, poi, allora, intanto secondo me su Tirol, il Cosenza e la Reggiana sono tre squadre che... Intanto stanno a 6 punti. Sì. Io non sto dicendo, scusa, serie, però tu mi conosci bene, io non sto dicendo che ci salviamo sicuro, sto dicendo che però la situazione non è disperata, è la disperata se fossimo stati ultimi con 3-4 punti di distanza. Io ti dico che di quelle ieri che ci stanno dietro, secondo me ci rimane il Lecco sicuramente, la Feralpi ci scavalca perché gioca nettamente meglio di noi e non ha cambiato 152 giocatori come noi, giocano abbastanza a memoria, so più squadra, più gruppo, quello che ti pare. Corrono di più. Lo Spezia, come giocatore in rosa, ce l'ha meglio di te, per cui potrebbe scavalcare. Hanno una situazione societaria molto complicata. Molto complicata, invece noi stiamo a Dubai, non lo so, giustamente. L'Ascoli forse è scarso quanto te e potresti passargli avanti. Potresti, non è detto. Tra l'altro senza curare la Sampdoria, non male a nessuno, si è portato Bari, mi pare che un ambientino a Bari con la Sampdoria non penso proprio. Il Sud Tirol forse, ma gli devi recuperare 6 punti e non è un dettaglio, e lo scontro diretto ce l'avrai da casa loro. Non ce l'hanno vinta quella. No, ce l'hanno vinta, no. Beh, non ce l'hanno, ce l'avrebbero da vinta, però manco un rigore inesistente a noi, fidati. Il Bari vediamo come evolve la situazione, che è un po'... Però, vabbè, però la rosa ce l'ha. La squadra si è rinforzata. La squadra ce l'ha. Io pia 6 punti a questi. Cioè, allora, difficili. Cosenza però deve venire a Terni. Lo sapete qual è la persona? Cosenza e la Reggia. Io ancora, Cosenza e Reggia, gli devi guardare perché le rose sono più deboli dei Pisa e Bari. Sì. La Reggiana è ripartita bene come il girone d'andata, quindi bisogna vedere la fine. Per questo ti devo toccare a fare nuovo. Però il calcio mercato di gennaio è durato 1 mese. Allora, sì. Noi perché lo valutiamo negativamente? Perché non abbiamo fatto sto centrocampista. Perché io ho però, la fiducia. Sì, ma se tu guardi gli acquisti fatti a gennaio, il primo è stato Pereiro, abbiamo detto tutti, Pereiro sì, per Falletti, Pereiro, quasi. Cittadella c'è un senso, Pereiro... mo vediamo. Non è che Falletti faceva... Le prossime tre partite saranno decisive. Dopo abbiamo detto, Carboni per Corrado, ci abbiamo guadagnato, io secondo me continuo a pensare che ci abbiamo guadagnato Carboni per Corrado. Ci può stare, diciamo. Ci può stare. Però nel diciamo non ci abbiamo perso. Allora, dove abbiamo perso? Abbiamo perso su Diakité perché non ci abbiamo difensore. No, ma perché io non mi chiedo. Il difensore so, c'è, quello già fa acqua. E il fatto che non hai preso un centrocampista. Abbiamo perso un'altra cosa, Gianni, scusa. E tu non vuoi non notarlo. Abbiamo perso. Ma Mantovani secondo me non è un giocatore insostituibile. Abbiamo perso un'altra cosa fondamentale. Che avevamo trovato la quadra e l'abbiamo sfasciata. Questa è una cosa...
Di Aguilé però se ne è voluto andare, non è che l'hanno sfasciata. Senti, noi, il giocatore se li guarda a tenere a tenere. Allora, riparti quasi da zero. Io ribadisco che con le disponibilità, con sai che è successo al Garden, non ti interessa. Non fa niente, gioca e resta qui, dopo una partita rientrava, perché succede sempre questo. Allora, il problema è che le disponibilità economiche non sono le mie, quindi non è che posso valutare. Certo. Io dico quello che avrei fatto io, un giocatore, uno, più faticanti, e un centrocampista forte, forte, basta, il resto della squadra quella che era. Perché ormai quella era... Io. Poi dopo a fine stagione mandi via tutti, cambi tutto, ma durante un campionato non ti devi salvare, la squadra non si modifica. Questo è l'errore del mercato, no un giocatore. Sposto la tua tesi. Questo è il problema, perché Breda aveva fatto un miracolo. Un miracolo, fra l'altro, ha fatto forse anche le nozze con i fichi secchi. Quindi, aveva fatto un miracolo. Diaghide e Falletti. Li tengo tutti. Diaghide e Falletti li mandi perché vogliono andare. Diaghide monetizzi. Hai preso il ragazzo a Torino. Hai dato il valore di Diaghide. C'hai Mandovani in casa. Mandovani lo può uguale. Fare, cioè con Diaghide perdevamo lo stesso, non è che abbiamo perso Beckenbauer, Diero, giustamente il nostro difensore più veloce, più forte, tutto quanto. Però da quando abbiamo fatto il mercato abbiamo giocato male col Pisa. Quello io sono d'accordo con te. Con Venezia male, secondo me la squadra ha perso l'identità che aveva trovato, certo. È una, cioè il calcio tante volte è fatto di una serie di meccanismi che vanno a costituire un'ossatura perfetta. Ma perché il lavoro di Stefano? Il lavoro di Stefano, abbiamo sempre detto che di Stefano solo avevamo trovato l'assetto con di Stefano e Raimondo con di Stefano lì i giocatori avevano un punto di riferimento sull'esterno alto a sinistra e non c'era. Io questo dico. Poi chiaro, io sto dicendo quello che avevi fatto, ma se uno non può farlo, però il problema del mercato è questo, perché uno sta qua per commentare, si stava salvando tranquilla con quei risultati. Invece adesso ricominciamo da capo. Poi ci può succedere il miracolo, come no. Però quella squadra lì, secondo me, si salvava. Però Gigi, è vero quello che dici, è misto la mia interpretazione. Cioè, da un lato la Ternana non ci ha avuto la forza di farlo. Un acquisto. Poi dopo non è colpa dall'altro, nessuno. Dall'altro, per me, una storia come quella di Aguité non poteva che finire con la cessione. Ma sì. Cioè, mentre su Mandovani, se il presidente, diciamo, ha voluto decidere lui e si è reso conto che si aveva sbagliato... Credo che Diaghide lì non c'era niente da fare, perché Diaghide, dai, vabbè, allora ne prendi uno a parte che ti rifiuti di giocare, no? Ma poi insomma sono successe scene abbastanza... Vabbè, ma... Però non si può fare quello. Se la Lazio quando ha vinto lo scudetto nel 74 avrebbe dovuto sospendere il campionato, ma, che faceva. Cioè non è che non è che era Carla Schelli o chi era... No, era Chinaglia. Vabbè, appunto, non era Chinaglia, è incidente come Chinaglia. Io sto dicendo che Diaghide doveva restare, se non resta Diaghide immediatamente, avendo disponibilità, non ce l'hai, ti prende subito un giocatore che lo sostituisce. Però non l'hai fatto. Ma Capozzucca pensi che non l'avrebbe fatto? Appunto, io sto dicendo che non si è potuto fare. Quindi il mercato è grave, non perché ti sei indebolito, perché Carboni secondo me è pure meglio di Corrado. Pereiro sulla carta è meglio di Falletti. Il problema è che hai sfasciato una squadra che stava funzionando miracolosamente. Cioè, Amadocci viene a Terni. Non lo so se qualcuno lo sa. Ti manca Corazza che non sì, ma Amadocci era questo ambiente. Corazza, perché Amadocci è venuto a Terni con prestito secco, ingaggio pagato da Fiorentina e sopra non contraddice quello che dico io, sto dicendo. No, però hai preso la squadra valida, era quella. Forse il migliore. Ma che guida ingassi qualche euro da Amadocci, a me me ne può fregare meno. Io me voglio salvare. Anch'io. Abbiamo fatto una squadra che è scarsa. Io avrei messo un centrocampista al posto di Raboy, avrei giocato a centrocampo con questo centrocampista. De Boer è un altro di noi. Io più faticanti ci arriva meglio. È talmente tanta la confusione che non si riesce. Che Corazza la sostituzione di Aguilera. Ma va faticanti, perché non ha giocato? E questo io non lo capisco. Forse non stava bene? No, l'ha detto che non c'era nessun problema. Anzi, ha detto, ma questi due ci ho vinto. Hai vinto con Lecco, hai vinto con Ferranti, perché di Stefano e Raimondo si sono vendate. Poi col Cosenza, se ti ricordi il primo tempo, abbiamo sofferto anche lì. Poi dopo nella ripresa è cambiata la partita. Con Lecco perdevamo 2-0 il primo tempo, ma questa squadra... Deve ritrovare la quadra, l'ha detto Gigi, deve ritrovare quella botta di... No. Che ci ha avuto le prime 5 anche gliela vuoi buttare a culo tutti quei punti che la partita migliore la Ternana l'ha giocata contro il Palermo, non si può fare un punto e mezzo a partita, non puoi dire che ha fatto un punto e mezzo a partita per fortuna, no? Allora gli ha detto male, no, però non è che ha vinto solo per fortuna, dai, su. Però se Breda ha vinto l'80% per fortuna a Cosenza, ripari di Tutino, colpisce a due pari, cioè ragazzi. Se Breda aveva trovato il filo del discorso prima, oggi ho la sensazione che l'ha perso, che sta un attimo in difficoltà, perché ha messo Pereiro e Di Stefano
e Raimondo davanti, dovevano lavorare sui terzini, dovevano lavorare su Bellemo, forse dovevano lavorare, io non lo so. Ma magari non avremmo fatto peggio. Ha schiacciato i due mediani, li ha schiacciati sulla difesa. Quindi ha lasciato i due centrocampisti liberi di costruire, due terzini liberi di salire, perché non avevano mai il quinto che usciva, sempre in ritardo, il 2 contro 1. Sai, siamo in chiusura, no, però in conclusione questo per dire... Stava un po' in difficoltà, ecco, secondo me è andato un attimo in conclusione. Era molto severo, perché questo allenatore si trova adesso a dover ricostruire una squadra, magari può anche fare qualche errore, però non è facile adesso. Tutti i combatti, se tre partite, tutti i combatti, senza se e senza ma. Io il mio bravo, invito è questo, se dicevo. Se sbagli se tre partite, se ne trovo senza se. Questo è un combatti, prima dicevo. Se noi vinciamo queste tre partite, poi dopo tanti discorsi vanno a cadere, no? Perché ci salviamo e poi vediamo che succede. Io voglio fare solo una alla volta, ma settati su queste tre partite. E soprattutto... Queste tre partite appoggiamo, tutti quanti sosteniamo. Sì, vabbè, ma non è che si vince tutti se non li sosteniamo. Diciamo no, che no. Però l'ambiente si sta scollando. Quello l'ambiente è pessimista. L'ambiente è pessimista. Lo so, ma perché l'ambiente si è scollato con un mercato. Perché ha visto che è cascata la maschera, cioè, vabbè, allora come siamo stati sì, però comunque stai lì. In attesa, sì. Parliamo dopo queste tre partite, stai vediamo lì, ma sempre succede. Più lontano. Però vediamo che succede. Tanto le chiacchiere sì, ma prima di scavare la tomba. Ma infatti ci stanno tre partite fondamentali. Ah, certo. Vediamo che succede. E dai. Non ne puoi sbagliare manco una, cioè non è che se vinci con lo Spezia, dici, vabbè, no. Restiamo lì, non tocca sempre con la quota salvezza quando è adesso? Prima di scavare la tomba. Ma meno dei 43 non penso. Ma secondo me sta 43-45. Ecco. No. Stanno alzando tutte. Lecco, solo Lecco ha fermato, ma su Tirol sta facendo punti, l'Ascoli sta facendo punti. La Sampdoria fa i punti. Allora, Spezia... Non ho specificato la quota salvezza sicura. Sì, io dico la quota playout. Perché Adenara punta al playout, secondo me. Per farla da quarto tutti, magari ne bastano 37-38. 38-40. Non ci devono stare 4 punti di differenza, però tra la quart'ultima e la quinta. Ma io non penso che ci staranno, perché le 5 penso che a 43 si salva. Ma perché le ultime hanno iniziato a vincere, si è alzata, se no restava come tutti gli anni, 40-42. Va bene, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio Gigi, Gianni e Alessandro. Scusate, stasera ero un po' fervorato, ma come disse il marchese di Chisù, posso essere un po' incazzato perché perdemo, il mercato fa ride, il futuro è incerto, come cantava il maestro Carotone, no? Voglio dire, non vorrei che sto Carotone... Sardo va a finire, va bene. Detto questo, noi ribadiamo che il fioretto è sempre valido. Allungiamolo, se no sì, allungiamo così. No, non si può perché quando uno fa una cosa diversa, il fioretto è quello, non si può modificare. È quello, allora senza acqua. Se fosse con le puntine dentro le scarpe, se facciamo il play out, no? Cosa che può essere, che facciamo dopo lì? Perché dopo c'è anche la partita del play out, no, per andare a ritorno qualcosa, no, certo. Sì. senza acqua e con zaino dei sassi, ecco, si potrebbe mettere un zaino dei sassi, 15 kg di sassi. Se vuoi puoi portare a me, fa come ti pare, va bene, mo sforato. Grazie, alla prossima, ci vediamo martedì.